Santa Veronica Giuliani, religiosa cappuccina, nata a Mercatello, Pesaro Urbino, il 27 dicembre 1660, muore Città di Castello il 9 luglio 1727. Quando Orsola ha 7 anni, la madre si ammala gravemente. Prima di morire, affida le 5 figlie alle sante piaghe di Gesù Crocifisso. Orsola, che è la più piccola, è data in custodia alla piaga del Santo Costato. A 17 anni entra nel convento delle Cappuccine di Città di Castello, dove prende il nome di Veronica, la donna che nella tradizione asciuga sulla via del Calvario il volto sfigurato e grondante di sangue di Gesù. È maestra delle novizie per 34 anni e badessa per 11. Deve sopportare, a causa dei fenomeni mistici, le più gravi persecuzioni. Su ordine del Sant'Ufficio è deposta dalla sua carica di maestra delle novizie, segregata in infermeria a pane e acqua, guardata a vista da 2 suore, privata dei sacramenti e delle possibilità di parlare. Anche in questa situazione, così dura e penosa, ringrazia Dio e chiede di poter soffrire sempre di più per amore suo. Il suo confessore le impone di tenere un diario spirituale dove per più di 30 anni Veronica annota minuziosamente i fenomeni mistici che le capitano. Da quei fogli scritti, che lei non può nemmeno rileggere, prendono corpo ben 44 volumi, considerati tra le pagine più alte della mistica in Italia e pubblicati solo nel XIX secolo, grazie a Sant'Annibale Maria di Francia. Pare a me che a 3 o 4 anni, stando una mattina nell'orto per mio gusto, cogliendo fiori, parvemi vedere visibilmente Gesù bambino che coglieva detti fiori con me. Io lasciai di cogliere i fiori, andai verso il divino bambino per volerlo pigliare, ed esso mi parve che mi dicesse: io sono il vero fiore, e disparve. Fin da bambina cerca di imitare le penitenze dei santi, della cui vita sente leggere in famiglia. Una volta prende tra le mani un pezzo di brace ardente, procurandosi una seria ustione. Un'altra volta, mentre una sorella sta chiudendo la porta, cerca di farsi danneggiare le dita della mano per imitare Santa Rosa da Lima, che si era sottoposta a uguale tormento. Sempre da fanciulla, sale su di una panca per baciare la piaga del costato di un crocifisso quando, come racconta lei, si staccò il braccio della croce e l'abbracciò strettamente per molto tempo. Poco prima della sua vestizione religiosa le apparve Gesù che le chiede cosa desideri. Veronica risponde: 3 grazie. La prima, che io viva secondo lo stato che ho intrapreso. La seconda, che io non parta mai dal tuo santo volere. La terza, che io sia sempre crocifissa con te. È di turno in cucina, desidera pregare. L'angelo custode cucina al suo posto. Le consorelle affermano di non aver mai mangiato così bene. Per obbedienza, il direttore spirituale deve passare la notte a scrivere le sue esperienze mistiche. Manca l'olio, ma la lucerna arde ugualmente. Porta in processione una statua di Gesù bambino che le si anima tra le sue mani. Scarseggiano i viveri per la mensa, comincia a distribuire alle consorelle che il poco che c'è, il cibo è sufficiente per tutti e ne avanza. C'è un incendio devastante in chiesa. Veronica chiede aiuto alla Madonna. Le fiamme cessano all'istante. Nonostante abbia estasi e visioni soprannaturali costanti, non perde i contatti con la realtà, rimane sempre equilibrata, dimostra un grande spirito pratico. Sperimenta nella sua carne la corona di spine, la flagellazione, la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Il Venerdì Santo del 1697 riceve le stigmate. In un istante io vidi uscire dalle sue piaghe 5 raggi splendenti e vennero a me. Li vedevo diventare piccole fiamme. In 4 vi erano i chiodi e
e in una vi era la lancia, come d'oro, tutta infuocata, e mi trapassò il cuore, e i chiodi trafissero le mani e i piedi. Il Signore, per soddisfare il desiderio della santa di soffrire per amor suo, le permette di provare le pene del purgatorio e anche dell'inferno. Passa la sua vita nella preghiera cercando di uniformarsi sempre di più a Cristo crocifisso. Vive la continua presenza di Dio. Nei riguardi della sofferenza, per imitazione e per amore di Cristo, arriva a chiedere al Signore più, più e poi più. Vuole partecipare alle sofferenze di Cristo per la riparazione dei peccati del mondo. Trasforma il monastero con il suo esempio in una scuola di alta spiritualità. Si consacra totalmente alla Vergine, che le concede la presenza costante di un secondo angelo custode. Le permette di essere pellegrina in riposo alla Santa Casa di Loreto e le promette essere lei stessa la vera superiore del monastero. Si impone dure penitenze, si carica sulle spalle una pesante croce e la trasporta di notte nei viali dell'orto, spesso indossando sulla nuda carne una tunica dove ha cucito pungenti spine. Monsignor Baccini descrive la grandezza della santa, penitente come Rosa da Lima, ammessa alle confidenti relazioni di Gesù, come la Lacocque. Illuminata, scrisse di cose ascetiche sullo stampo di Teresa, privilegiata nelle sue carni con le insegne della passione del nostro Signore, come San Francesco di Assisi, ardente di amor divino come Caterina da Siena. Veronica Giuliani occupa uno dei primi posti nella schiera dei più mirabili santi. Il 6 giugno 1727, al momento della comunione, è colpita da un ictus cerebrale. Da allora seguono 33 giorni di dolori fisici, tentazioni diaboliche e sofferenze morali. Veronica, che ha previsto tutto, essendo sempre vissuta nell'obbedienza, non sa morire senza il permesso del confessore. All'alba del 9 luglio, ha avuto il beneplacito dal confessore di poter andare in paradiso, muore. Le sue ultime parole sono: l'amore si è fatto trovare. All'autopsia si scopre che il cuore è trafitto da parte a parte e vi vengono trovati impressi, come lei ha descritto e disegnato per ordine del direttore spirituale, gli emblemi della passione, la croce, la lancia, le tenaglie, il martello, i chiodi, il flagello, la colonna della flagellazione, le sette spade della Madonna. Si può veramente affermare che la sua vita sia riassunta nel suo cuore. I resti mortali della santa sono venerati a Città di Castello, nella chiesa del convento. Viene canonizzata nel 1839. A lode di Dio.